Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi qualche acquistino, sono proprio poche cose, sono acquisti veloci di pochi pezzi fatti qua e là. Principalmente Lidl e DM, ma proprio poche cose, però insomma mi piace comunque mostrarvi tutto quello che acquisto. E quindi insomma vi mostro subito che cosa ho preso. E ho preso due robine, ho preso qualcosa, vabbè, di cibo che non vi interessa, ho preso delle piantine, delle primule, anche quello vi interessa poco, comunque ce le ho fuori, e poi ho preso alcune cosine. Allora, ho preso, c'erano dei, diciamo, rimasugli della linea, quella Sensuelle, che c'era, se non sbaglio, quest'inverno. Sì, quest'inverno. Io avevo preso due prodotti, no, tre prodotti, scusate, di quella però con confezione bianca, quindi non questa qui. Questa è olio di sesamo e olio di... Aspettate che guardo dietro, scusatemi, non c'è scritto. Molto bene. Comunque, questa qui. Io ho l'altra che per farvi capire prendo la confezione. Lasciate perdere il casino che c'ho dietro di me. L'altra è questa qua. Di questa qui, che ha una profumazione secondo me più gradevole, quindi quando all'epoca ero stata alla Lidl per guardare insomma questa linea, mi aveva colpito di più come profumazione questa, che è ai fiori di ciliegio giapponesi e olio di mandorla, quindi mi ispirava molto di più, proprio così, solo leggendo, senza averle potute provare. E quindi quella volta avevo preso la mousse, che poi è questa, quindi questa stessa confezione però in questa profumazione, questo olio balsamo corpo e il l'acqua profumata, che è molto molto buona, mi piace molto. Quindi avevo preso questi tre prodottini e avevo lasciato perdere invece questi. Questa volta ho detto, vabbè, visto che comunque le mousse doccia mi piacciono molto, il prezzo è contenuto perché sono 2,99 euro se non sbaglio. Vediamo che qua c'è ancora lo scontrino. Sì, 2,99 per 200 ml. Ho detto, ma sì, dai. Comunque sono proprio una coccola le mousse, quindi c'era anche l'acqua profumata e c'era ancora anche questo, però ho voluto prendere soltanto la mousse perché appunto non uso tantissimo creme corpo e ho ancora questa intatta, cioè ancora da aprire, e come acqua profumata questo tipo di profumazione non mi ispirava, quindi un conto è un qualcosa che comunque uso per lavarmi e poi mi sciacquo e un conto un'acqua profumata che comunque deve piacere il profumo. E quindi quelle le ho lasciate perdere, ho preso soltanto questa. Come acqua profumata invece sono andata su questa linea, linea che ho già provato, che io adoro. In realtà ne ho prese tipo tre confezioni di un'altra profumazione che ho ancora. Ne ho una chiusa intatta di scorta, una in uso e una in borsa. Insomma, comunque è un prodotto che mi piace e che ho appunto già acquistato, e, però io l'ho sempre acquistata nella profumazione, quella con mora e... Aspettate che ve la prendo anche quella, potevo prepararmeli prima, sveglionissima io. Ecco, questa qui che è quasi finita, là ne ho un'altra e lì ne ho un'altra nuova. Questa more e muschio che io adoro, secondo me è buonissima. Sì, è dolce, molto dolce, però è molto 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 buona. E quindi insomma tutte le volte in realtà puntavo su questa perché comunque non c'erano i tester e con questa andavo sul sicuro perché le avevo già provate, quindi ogni volta ricompravo sempre la stessa. Questa volta ho detto dai, però cambiamo perché appunto questa vabbè è praticamente finita, la vedrete nei finiti. Ce ne ho altre due praticamente intatte, ancora nuove, e quindi per quanto a me piacciono molto, sono prodotti che utilizzo, volevo provare a cambiare. E quindi questa volta ho puntato su questa qui a vaniglia e frutti rossi. Queste per 150 ml hanno un prezzo di 2,99 euro. E adesso proviamo.
Sì, dai, meno male. Buona. Meno male. Si sente sia la vaniglia che i frutti rossi, anche se sì, comunque è dolce come profumazione. Rispetto a questa che sembra quasi, adesso provando questa, sembra quasi più frizzantina, più, sì, più dolce, ma un po' più, non so come spiegarvi, mi viene in mente frizzantina, ma il profumo non può essere frizzantino, eh? Più fruttato, questo più dolce. Vabbè, comunque non male, non mi dispiace. E quindi ho detto sì, dai, prendiamola. Poi ho preso l'acqua micellare della Sien, che non avevo mai provato. L'ho vista in diversi video di diverse ragazze, ma non l'avevo mai provata. E non è un prodotto biologico, ma d'altronde neanche quelli che vi ho appena fatto vedere, quindi insomma non ci formalizziamo a riguardo. Ho guardato cosa c'era disponibile della linea Sien Nature, ma c'era il burro corpo e per quanto mi ispirasse, in realtà è un prodotto che faccio veramente fatica a consumare e ne ho diversi, insomma, già a casa da usare e quindi ho detto no, anche perché è un barattolone enorme, quindi no. Lì ho il burro al mango, ancora da quest'estate da utilizzare. In bagno ho quello, insomma, quello piccolino di alverde, insomma, burro di karité, noce di macadamia, buonissimo. Però veramente sono prodotti che consumo poco. Poi c'era la crema mani e anche quella però ne ho altri in uso e le consumo poco. C'erano le solite creme viso contorno occhi che ho e c'era, che non avevo visto prima, lo shampoo e il bagno doccia, quella linea, quella la rosa canina, se non sbaglio. Però sinceramente anche lì ho tanti prodotti capelli, soprattutto shampoo da finire, anche proprio da utilizzare, insomma da smaltire. Per cui non l'ho presi, ho detto vabbè, ascolta, li troverò un'altra volta se proprio voglio provarli, però in questo momento non ci stanno neanche più nell'armadio, né in bagno, né nelle scorte, per cui è meglio lasciar perdere. Questa invece, a parte che faccio un uso massiccio di acqua micellare perché la utilizzo tutti i giorni per struccarmi, infatti il boccettone, quello della Garnier, che ho preso non troppissimo tempo fa, forse anche quello quest'estate, no. Questo inverno, comunque, sì, quest'autunno, forse novembre, può essere ottobre-novembre, di acqua micellare quello grosso da 300 ml della Garnier. Non dico che l'ho finito, però comunque ne uso parecchio. E ho voluto provare queste. Questa è per pelli normali e miste, dice refreshing e cleansing, vabbè. Mi ispirava anche il fatto che la confezione è quella che poi ci metti sopra il dischetto, schiacci ed esce direttamente. Non so se è una stronzata o meno, lo proverò e poi vi dirò. Spero che la cosa principale, spero che non mi bruci gli occhi perché non sopporto le acque micellari che mi fanno bruciare gli occhi. E vi giuro che ci sono struccanti occhi, quindi specifici occhi che a me bruciano. Quindi la cosa che spero, ecco, sia quella. Boh, vedremo. Comunque, insomma, un prodotto che costa, vediamo, 1,99 € per 250 ml. Quindi veramente una stupidaggine. Meno di 2 € per questa quantità si può provare, diciamo. Un'acqua micellare da battaglia, come ce ne sono tante, però questa non l'avevo ancora provata, quindi inseriamola nella mia collection. Per finire Lidl ho voluto prendere, perché erano troppo carini, non ne avevo bisogno perché in realtà anche lì ho, anche di saponi mani ne ho, e poi ce l'ho sia in bagno che in cucina, per cui in realtà non è una cosa che uso tantissimo, però era troppo carino e quindi ho voluto acquistarlo. Ed è questa linea qui, di saponi mani. Ce n'erano di tre tipologie. Io ho preso questo perché principalmente mi piaceva il colore così azzurro che si intona al mio bagno, quindi l'ho voluto prendere azzurro. E questo è la lavanda e rosmarino. E si chiama Kiss.
C'era poi con mela e rabarbaro, se non sbaglio, che aveva invece la confezione rosa. E poi c'era invece confezione bianca, se non sbaglio, sì, panna. Un'altra profumazione che era, boh, vaniglia qualcosa, può essere? Non mi ricordo. Mi ispirava anche la mela, però non mi piaceva il colore perché era tipo fucsia e mi sembrava molto più carino e fine questa qui come packaging, come confezione, e quindi ho voluto prendere questo. Non mi serviva, però, già che ero lì, siccome io alla Lidl non vado spesso, è stato un caso che ci sono andata perché ci sono proprio passata davanti tornando a casa, ero da una mia amica. Nel tornare a casa, visto che vicino a casa sua c'era la Lidl, mi sono fermata. Però ecco, non ci vado spessissimo da dire boh, la prendo la prossima volta, sapendo che comunque questa è una linea in edizione limitata che piace e che va. Non volevo fare come gli altri prodotti che non li ho più trovati e quindi questo me lo sono accaparrato perché è tanto tanto carino. Poi, passando invece al DM, ho preso, vabbè, le mie solite conferme, compro, le ricompro sempre, due deodoranti di Balea, io li adoro, i deodoranti Balea, ve li ho mostrati praticamente miliardi di volte, li compro praticamente tutte le volte che ci vado, ne ho altri ancora nuovi o in uso sia in bagno che qui, però è un prodotto che mi piace molto e non voglio rimanere senza, per cui quando vado li acquisto, costano pochissimo, di questo purtroppo non ho più lo scontrino a disposizione, ma bene o male i prezzi me li ricordo più o meno, sono quelli che vi dico. Un euro 19, 1,29 euro, 1,99 euro al massimo proprio. Sono 200 ml di prodotto, 24 ore di durata che, come vi ho già detto mille volte, non ci pensate neanche, cioè non durano 24 ore per quanto riguarda l'effetto deodorante. Io le acquisto più che altro perché mi piacciono tanto le profumazioni, quindi quasi più come se fossero delle acque profumate. Da spruzzare un po' ogni dove, insomma. Questo favoloso, buonissimo, dolcissimo al Fruit Passion e pesca che adoro come profumazioni, sono proprio le mie profumazioni. E l'altro, li ho già provati tutti e due, quindi non sono profumazioni nuove per me, ma sono delle conferme, diciamo così. Diciamo che il mio preferito è quello al mango. Poi viene questo e poi viene questo. Però siccome il mango ce ne ho già due qua a casa, uno nuovo e uno che sto finendo, ogni tanto insomma li ruoto, li giro, per non usare sempre lo stesso. Questo è un po' in realtà che non lo prendevo. Lampone rabarbaro. Questo mi piace molto la punta, cioè mi piace molto il lampone, però mi piace anche il fatto che il rabarbaro gli dia quella punta, quell'accenno un pochettino più forte, più piccanti, frizzantino ancora mi veniva da dire. Ma che è sto frizzantino oggi? Che definizione di profumo è? Però magari rende, non lo so, ditemi voi se è chiaro. Comunque gli dà quella nota più piccante, ecco, diciamo così. Però sempre una profumazione molto dolce. Io li adoro, quindi insomma, che dirvi? Li adoro. Provare per credere. Poi ho preso shampoo pH Bio perché adesso da DM hanno anche la linea pH Bio, sono contentissima. Se non sbaglio, io purtroppo non ricordo i prezzi della Lidl. E quindi non riesco a farvi un paragone, anche perché per esempio a sto giro dalla Lidl non li ho trovati pH Bio, cioè nessun prodotto pH Bio, non so se, boh, no, io non capisco in realtà la disposizione, cioè come il riassortimento e anche la disposizione in realtà che hanno dei prodotti a Lidl, io purtroppo non la comprendo, anche perché quando ho chiesto della linea, quella lì alla mandorla, mi hanno risposto prova a guardare davanti ai surgelati, ma io dico, cioè, una novità, linea comunque beauty, me la mette davanti ai surgelati? Boh. Vabbè, comunque ho preso questo shampoo di appunto pH Bio, cercavo la maschera ma non l'ho trovata. E quindi vabbè, ho ripiegato sullo shampoo. Questa è Camilla e Aloe Vera, capelli colorati e sensibili, con estratti vegetali 100% bio. Vabbè, li conoscete.
Anche di questi ne avevo già provati, acquistati alcuni che vi ho mostrato in altri, insomma, video precedenti, acquistati però fino a questo momento da Lidl, mentre adesso appunto tutta la linea pH Bio la trovo dal DM. Però, come vi dicevo, mi sono impappinata, mi sono persa via nel frattempo, non ricordando i prezzi di Lidl, non vi so dire precisamente, però ho sentito dire che costa un pochettino di più del DM rispetto alla Lidl, se non sbaglio. Però, insomma, se vi trovate lì e vi servono, o comunque non li trovate alla Lidl, visto che alla Lidl non sempre si trovano, sapete che dal DM sono fissi e li potete trovare. Quindi, ottimo. Shampoo biologico costa poco, quindi l'ho acquistato. Poi, adesso sempre capelli. Non so come mai ho tutti questi prodotti capelli, vabbè. Ho ripreso lo Splendor, quindi il balsamo, questo qui, questo qua con il tappo marrone. Non so perché ho preso il marrone anziché il giallo, sinceramente non credo che ci sia un motivo particolare, cioè almeno in questo momento mi sfugge se c'era un motivo particolare. Questo è quello, i fiori di mandorle karité, dolcemente nutriente, capelli secchi e danneggiati. Ecco, forse per quello. Io vabbè, io entrambi ho da finire un'altra confezione, cioè una confezione di questa in doccia, che ne manca pochissimo, è per quello anche che l'ho riacquistato. E nelle scorte mi sembra di avere ancora quello col tappo giallo. Comunque questo lo conoscete praticamente tutte. Non è un prodotto biologico, ma comunque non ha un cattivo inci. A parte, vabbè, che ha l'alcol al secondo posto, però insomma, niente di che non si possa utilizzare. Ecco, comunque piace a tantissime persone questo shampoo. Io lo chiamo lo shampoo da battaglia, un po' come l'acqua micellare da battaglia. Ecco, anche questo è lo shampoo micellare il balsamo da battaglia. L'ho trovato districante, mi è piaciuto, insomma, se no appunto non l'avrei ricomprato. Calcolate che il prezzo è bassissimo perché lo trovate a 90-99 centesimi per 300 ml, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo. E quindi quando comunque voglio avere un prodotto appunto da battaglia, non avrei altro termine da utilizzare in questo momento, mi viene in mente solo da battaglia, da utilizzare, che costa poco, sicuramente questi sono molto validi, quindi provateli. Poi ho voluto prendere un detergente intimo, non ho particolari pretese, ho acquistato un detergente intimo bio che però non ho messo ancora in uso, però ho voluto prendere questo in realtà perché è quelli a effetto rinfrescante, e questo l'avevo già provato ed è effettivamente così, nel senso che ne ho provati alcuni che dice rinfrescante ma non rinfrescano un cavolo. Questo invece ce l'avevo già. L'avevo già provato ed è effettivamente rinfrescante, quindi dà quell'effetto di proprio di gelo laggiù quando ve l'ho passato. C'è una cosa assurda che può anche dare fastidio. Però praticamente cosa faccio? Ne ho uno che è appunto quello che ho adesso in uso, e poi appena finisce quello ci metto quello bio di Ecos che avevo acquistato. E questo invece lo tengo in doccia perché quando sono in doccia non voglio lavarmi col detergente corpo normale che utilizzo per il resto del corpo, ma voglio comunque utilizzare un detergente intimo. E mi scoccio stare ogni volta a arrivare, bagnare tutto il bagno per arrivare al bidet e prendere il detergente dal bidet. Quindi ho quello fisso sul bidet e questo invece me lo metto in doccia, almeno è lì e buon. E preferisco utilizzare quelli a effetto freddo, non quando mi faccio il bidet, ma quando mi faccio la doccia, perché poi insomma preferisco, ecco, nel senso che mi sto comunque lavando tutta e lo sento meno forte come effetto, se no si sente tanto e a volte dà quasi fastidio. E quindi vabbè, niente, insomma, questo. Poi, per finire, ultimo prodotto e poi vi saluto, ho riacquistato la maschera capelli della Omia. Questa maschera l'ho adorata. L'ho trovata in offerta, se non sbaglio, a 2 euro e... No, aspetta, sto dicendo una cavolata. Sì, 2
€2,50 se non sbaglio, giù di lì, 2,90, un prezzo del genere, quando solitamente mi sembra che si trovi sui 4-5 euro, se non erro. Ho il dubbio perché in realtà io l'ho sempre acquistata in promozione, perché so che ogni tanto fanno comunque delle promo e quindi io le acquisto quando vanno in promo. E avevo acquistato questa e quell'altra che non mi ricordo a che diavolo è. Non è semi di lino, forse a karité pure, non lo so, non mi ricordo. Allora, quella è vera, l'ho già utilizzata e mi è piaciuta molto, quell'altra no. Quindi quando ho dovuto scegliere insomma quale riacquistare, sono andata sul sicuro e quindi mi sono ripresa questa qui all'aloe vera, perché mi piace tantissimo il profumo che ha, molto delicato, dolce ma non stucchevole, un dolce veramente delicato che mi è veramente piaciuto. Ha lo stesso tra l'altro odore dello shampoo, della stessa linea, sempre l'aloe che ho utilizzato, anche quello mi è piaciucchiato. Allora, io ho un rapporto un po' particolare con gli shampoo bio, in realtà, nel senso che i miei capelli sono un po' particolari, sono molto esigenti e io mi rendo conto che effettivamente i prodotti non bio sui miei capelli funzionano meglio rispetto a quelli bio, quindi cerco di alternarli. Per esempio, adesso sinceramente non sto usando un shampoo bio e li riesco a sciacquare con più facilità, li riesco a pettinare con più facilità. E mentre con quelli B ogni tanto, insomma, così così. Comunque lo di Omia comunque mi sono trovata abbastanza bene. Ho anche il balsamo, ma non l'ho ancora utilizzato in realtà. E la maschera mi è piaciuta tantissimo, quindi l'ho voluta riprendere. E niente, una maschera capelli ristrutturanti per capelli secchi e crespi. Io ho preso questa, io la faccio solo sulle lunghezze, ma perché? Perché ho la parte ovviamente decolorata delle lunghezze che è secca, ok? Più crespa. Mentre ovviamente io invece ho un'attaccatura dei capelli un po' più grassa. Quindi faccio sempre fatica perché ovviamente dovrei utilizzare qualcosa magari per sgrassare un po' in questa parte e qualcosa invece che mi vada a idratare e a nutrire sulle lunghezze. Non è una cosa molto comoda, quindi io semplicemente faccio la maschera solo sulle lunghezze, non la applico praticamente mai nella parte alta dei capelli, all'attaccatura insomma dei capelli sulla testa, ma la applico solo sulle lunghezze, quindi praticamente solo sulla parte decolorata. E in questo modo mi piace tanto, la trovo idratante, non eccessivamente nutriente, districante, anche se devo essere sincera, la ricerca del prodotto districante per eccellenza per i miei capelli continua, nel senso che, come vi dicevo, in realtà i prodotti non bio funzionano meglio, quindi comunque un balsamo non bio o una maschera non bio districante sui miei capelli fa molto di più rispetto a queste qua. Però devo dire che questa mi piace, ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto il suo dovere molto bene e mi è piaciuta e quindi appunto l'ho voluta ricomprare. Poi, altri tre piccoli acquisti che in realtà non c'entrano molto, però vi li mostro lo stesso perché sono tre conferme per quanto riguarda il make-up. Non bio, ovviamente, è impossibile che io usi il bio per quanto riguarda il make-up perché sapete che lavorando da MAC ovviamente acquisto e utilizzo prodotti MAC, non solo ovviamente, ma tanti sì, anche perché comunque al lavoro utilizzo quelli, quindi per andare al lavoro generalmente quasi sempre utilizzo quelli. Oggi ovviamente sono truccata così da stamattina alle 8 e mezza, adesso sono le 6 di sera, si è diventato buio praticamente, vabbè. E ovviamente mi sono truccata al lavoro, quindi questo è il trucco easy che ho fatto stamattina, che non è un granché, fa proprio un po' cacare, però insomma è da stamattina che ce l'ho, a parte il rossettino che l'ho riapplicato al volo prima di iniziare a girare il video in realtà, ed è il Velvet Teddy. I tre prodottini appunto sono tre prodottini di MAC e sono allora due sono due conferme assolute. Una è una novità che non so se vi avevo mostrato in realtà, ma che mi sta piacendo tantissimo e che sto utilizzando sempre ultimamente,
e che in realtà voglio acquistare anche in un'altra tonalità. Vi spiego subito. Mascara Upward, il mio mascara per eccellenza, il mio mascara preferito. Ne ho provati un po' tutti, ma questo è quello che preferisco. È il più volumizzante, ha lo scovolino così piccino. In realtà questo scovolino è una figata perché comunque ti permette di andare ad applicare il mascara sia sopra che sotto senza andare a sporcarti. Oddio, ogni tanto mi sporco, ma anche perché la mattina sono lì con gli occhi ancora mezzi chiusi, quindi mi sporco perché sono imbranata io ogni tanto, cioè quando ogni tanto non fai attenzione a fare le cose per bene. Però è molto comodo perché comunque è piccolino, quindi maneggevole. Ha una sorta di serbatoio all'interno, quindi lo scovolino è piccino, ma all'interno è vuoto, quindi si va a sedimentare il prodotto e quindi ha un rilascio pieno sulle ciglia che le va a riempire molto bene, le volumizza tantissimo e mi piace tantissimo. Quindi una conferma assoluta che ricompro e ricompro. Poi il mio Prep and Prime Highlighter, che poi è un correttore, quindi si chiama così, ma di highlighter ha poco. Io lo utilizzo sempre nella colorazione Bright Forecast, anche se è un pochettino arranciato. È neutra, ma è un neutro arranciato, quindi attenzione se lo volete provare a comunque provarlo prima, se siete molto chiari, perché potrebbe insomma essere un pochettino scuro. Anche se si ovvia bene al problema andando a sfumarlo subito, velocemente e magari usando due puntine di un altro correttore un po' più chiaro sopra, giusto per. Io mi trovo benissimo usandolo così puro, però alcune volte se voglio avere la zona un po' più illuminata, metto questo nel solco qua davanti, che è quello appunto più aranciato. E lo metto appunto nel solco dove ho comunque la parte più blu-viola delle occhiaie, e invece nella parte dello zigomo vado a illuminare con il suo fratellino giallino, che invece è il light boost, quindi una tonalità più chiara e più gialla. E questo appunto è fatto così col pennellino, si gira, si va ad applicare. È una texture molto fine, quindi non va a dare, diciamo, spessore, non appesantisce. Va benissimo anche per i ritocchi durante la giornata, quindi riapplicato più volte anche sul viso. Quindi io di giorno, se magari devo fare dei ritocchi viso, non vado a riapplicare il fondotinta, ma o vado con, dipende da cosa ho bisogno di fare. Se devo solo opacizzare un po', vado con una polvere. Se invece ho proprio un po', che ne so, il raffreddore, quindi il naso rosso e dovrei andare a ritoccare alcuni punti, vado con questo, lo sfumo velocemente e ciao, a posto. Mi piace moltissimo. Non so come mai ogni tanto sfuoca e poi torno. E poi sfuoca, poi torno. Boh, vabbè. Comunque, anche questa è una riconferma. Comprato e ricomprato e ricomprato. Cioè, non so quanti ne ho utilizzati nel corso degli anni. Boh. Novità invece, nel senso che di questa ne ho una, ma credo che la ricomprerò. È la nuova Shape and Shade Brow Tint, sempre di MAC ovviamente. Io prima utilizzavo la matita automatica nella tonalità Lingering, adesso sono passata sempre tonalità Lingering, ma a questa versione fatta a pennarellino, quindi fatta così, che lascia appunto, non si vede nulla perché l'ho tenuta sdraiata anziché testa in giù, non so se si noterà il tratto. Vabbè, ho tutte le mani scritte, lasciamo perdere. Che è questa qui, così, con la punta praticamente eyeliner. E da una parte appunto ha l'eyeliner, bellissimo perché è molto preciso, permette di disegnare pelo pelo e ha un effetto più definito, più preciso, allo stesso tempo quasi più naturale, non so come dire. Nel senso che se siete bravi comunque a disegnarle, vi permette di fare proprio effetto pelo, quindi a differenza magari di una matita che magari sotto si intravede comunque che avete applicato del prodotto, questo sì, se la utilizzate un po' così a casaccio magari si vede, però se volete utilizzarla proprio per creare degli effetti molto definiti, esce molto bene e in più è waterproof, quindi dura tantissimo tutto il giorno e è una figata.
Dall'altra parte ha la polvere, fatta così. Questa sinceramente non è che mi faccia impazzire, la uso veramente poco. Ed è la polvere da applicare poi per andare appunto a fissare. In realtà potete utilizzare sia la polvere da sola, che l'eyeliner da sola, da solo, oppure in combo, quindi prima uno e poi l'altro. È una cosa in più, però sinceramente io uso molto di più la parte della punta. Questa che ho io è appunto la tonalità Lingering. In realtà stamattina ho utilizzato la taupe, che devo dirvi la verità, mi piace un pochettino di più come colore. Io vado a giorni, nel senso che mi stanno bene tutte e due e mi si adattano tutte e due. Questa è un po' più universale, quindi secondo me va bene sia per una carnagione e dei capelli come i miei, abbastanza scuri, ma non troppo, cioè non neri, non ho il pelo, diciamo, nero sulle sopracciglia, sia a magari una bionda, bionda cenere, per dire. Diciamo che è un colore abbastanza versatile, che comunque anche al lavoro utilizzo su più persone senza problemi. La taupe è un po' più grigiastra e un pelino più scura. Quindi mi piace molto e in realtà anche utilizzata in combo. Ovviamente magari uno si scoccia di stare a prendere due colorazioni, però se volete fare una roba bella precisa, a me l'effetto che piace di più è quando metto questa prima, più che altro per riempire un po', e la taupe dopo per andare a fare proprio l'effetto pelo un po' più scuro, perché ovviamente il mio pelo è un po' più scuro rispetto al colore di questa. Quindi in certi punti mi piace proprio fare il pelettino un po' più scuro. Prodotto che mi piace veramente molto. Anche per lavoro è ottimo, insomma, per chi magari fa il make-up artist e ha bisogno di un prodotto sopracciglia che regga e che sia bello preciso, ottimo. Mi piacciono veramente tanto. E niente, ho concluso. Io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto più che altro un po' di compagnia, perché è utile, vabbè, insomma, non vi ho detto chissà che, non vi ho detto niente di nuovo, diciamo. Però ecco, ci tenevo a mostrarvi questi acquisti. Prossimamente dovrei fare il video sui prodotti finiti, che ne ho una marea, una marea, non riesco a stargli dietro, sono proprio tanti, vabbè. E poi un video haul, che anche quello in realtà è un haul vecchio, 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 vecchio. Cioè vecchio, sì, che ho fatto un bel po' di tempo fa, ma non sono ancora riuscita a girarvi il video. E siccome sono delle novità super interessanti, bio, tutto bio, fatti da un sito da cui non avevo mai acquistato e dove appunto si trovano questi prodotti, e sono prodotti un po' particolari che non si trovano ovunque, quindi ci tenevo in modo particolare appunto a mostrarveli e a parlarvene. Quindi prossimamente, ecco, vedrete questi video. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione. A presto, ciao ciao.